È stato il Mass Padel di Roma ad aggiudicarsi la settima edizione della Coppa dei Club, il campionato nazionale amatoriale organizzato da MSP, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e che si è svolto a Pescara sui campi di Padelmania, nei pressi del porto turistico. La società capitolina si è imposta 3-1 sulla Pro Parma Padel Academy ed è il quarto successo consecutivo per la Regione Lazio, dopo le vittorie di Pink Padel, Colli Portuensi e Latina Padel Club. La competizione ha ottenuto il patrocinio anche di Regione Abruzzo e del Comune di Pescara ed ha coinvolto le 14 squadre qualificate alla fase finale e provenienti da 10 regioni. 300 gli atleti presenti nel weekend, 4.000 se consideriamo le fasi precedenti del torneo. Spazio anche all'inclusione con la fase finale del cosiddetto padel mixto, coppie composte da un atleta in piedi e uno in carrozzina diversamente abile. La vittoria in questo caso è andata a una coppia lombarda composta da Luca Facchetti, figlio della leggenda di Inter Nazionale Giacinto, e Giuseppe Gagliano. Ed è la prima volta, come dicevi tu, che finalmente ritorniamo in una location come questa pazzesca che ci ha ospitato, il Padelmania di Pescara, e la possibilità di tornare a giocare in estivo, perché poi abbiamo dovuto spostare e traslare in ottobre, invece finalmente si torna a giocare a luglio, fine stagione sportiva, e per vedere chi è il migliore. L'emozione è tantissima perché la risposta su 10 regioni da tutta Italia che hanno organizzato i loro campionati e che sono venuti qui a divertirsi, perché questo è il nostro spirito. A rappresentare l'Abruzzo la coppia Padelmania Pescara, che si è fermata in semifinale, è composta da Cristian Panucci e Gigi Di Biagio, quest'ultimo anche nelle vesti di padrone di casa e cotitolare della struttura che ha ospitato l'evento. Volevo ringraziare coloro che mi hanno dato la possibilità di poter portare le finali MSP qua, in primis Claudio Briganti, ma anche tutti gli organizzatori e tutto il suo staff. Sì, è uno sport che è vincente perché ci possono praticamente giocare tutti da 10 anni a 80 anni, è molto semplice, poi è normale che ci siano delle categorie. Poi, come dico io, è lo sport dei matti, dove tutti pensano di essere forti, imbattibili, e inevitabilmente ci cascano, soprattutto con noi ex giocatori. No, ci divertiamo tantissimo e la giornata di oggi è veramente stupenda perché vedere tanti giovani, tanti ragazzi, tante ragazze, perché sono il motore trainante, queste ragazze che cominciano già da un po' da giocare.